Io vi ringrazio l'amico Roberto Ponte che ha organizzato insieme alla sezione della Barbaraita della Lega Nord questa bellissima giornata, e la vostra presenza massiccia dimostra il fatto che è stata un'ottima idea quella avuta dal sindaco di Piasco. Io che in questi mesi insieme al collega Gregorio ho avuto l'onore e l'onere di rappresentare la Lega Nord insieme alla Presidente Gancia all'interno della giunta provinciale, ho dato con mano quello che è il modo di amministrare del nostro movimento. In questi mesi la giunta provinciale, nella persona della sua Presidente, ha cercato di ridurre al minimo quelli che possono essere gli sprechi, quelli che possono essere lo sperpero di denaro pubblico, e i tagli che ci sono stati in questi mesi e che ci saranno nei prossimi anni vanno appunto a sanare quella che è stata purtroppo negli ultimi decenni una gestione non molto, diciamo così, un po' clientelare della nostra provincia. Noi siamo stati abituati negli anni in provincia di Cuneo ad avere a che fare con una mentalità un po' clientelare, un po' alla democristiana, come amiamo noi dire diverse volte, mentre invece da quando è arrivata la Presidente Gancia, senza preoccuparsi di quello che può essere il tornaconto immediato dal punto di vista elettorale, di 4 voti che possono arrivarti immediatamente, ma preoccupandosi di quello che avverrà nei prossimi anni, ha dato vita ad una serie di contenimenti di spesa che nei prossimi anni, oltre aggiunti appunto a quelle nuove entrate che sono arrivate direttamente da Roma, potranno permettere alla nostra provincia di avere un futuro sicuramente migliore, a differenza di quello che è stato fatto e che continua ad essere fatto a livello regionale. Voi pensate che vi sarà arrivato a tutti negli ultimi giorni l'opuscolo dei 5 anni di bilancio della Giunta Bresso? Pensate che questo opuscolo è costato 500.000 euro ed è costato 500.000 euro alle casse dei piemontesi, cioè questo che a mio modestissimo parere mi sembra, diciamo così, un opuscolo elettorale, perché comunque sia, l'avrete letto probabilmente, molti di voi l'hanno visto e l'hanno letto, e sicuramente un autoincensamento di quello che ha fatto la giunta regionale in questi anni. Comunque sono 500.000 euro che hanno fatto pagare ai piemontesi. E il dato interessante è che il dirigente del settore tributi della regione Piemonte si è rifiutato di firmare tale spesa ed è passata come una delibera di giunta. Di conseguenza questo vuol dire i personaggi del Partito Democratico, i quali vanno in giro a sbandierare la legalità eccetera eccetera, dicendo che noi di centrodestra siamo più propensi di loro a violare la legge o comunque a sprecare denaro pubblico, questo è un dato tangibile di quello che vale questa giunta regionale, di quello che vale la sinistra quando governa. Quindi io ritengo che un voto alla Lega Nord non sia soltanto un voto di partito, non sia soltanto un voto di schieramento politico, ma sia anche un voto per un cambiamento della politica, per un cambiamento soprattutto della mentalità con cui ci si approccia alla politica e alla gestione della cosa pubblica. Quindi io penso che far diventare la Lega primo partito della provincia di Cuneo sia un'operazione che si può fare, che dobbiamo riuscire a fare. Far diventare la Lega un partito importante, il partito di riferimento di piemontesi, si possa fare, ma soprattutto se è importante sia possibile far vincere la regione Piemonte per poter governare nei prossimi 5 anni con il presidente Roberto Cotta, per cambiare anche, così come è stato fatto in provincia di Cuneo, il modo di fare politica all'interno della regione Piemonte. Grazie.